Bene amici, eccoci qui con un nuovo video. Scheda frigo della Samsung e una scheda inverter. Abbiamo un circuito dalla parte di sopra e circuito dalla parte di sotto. Per quanto riguarda la parte di sopra, abbiamo parte di filtraggio dove entra la 220 volt, viene filtrata ponte diodo. Qui abbiamo un NTC, abbiamo condensatore della 300 volt continua, oscillatore, non abbiamo il trasformatore perché questa scheda non ne ha bisogno, perché gli basta un piccolo assorbimento sia per alimentare il processore a 5 volt che alimentare a 15 volt l'IPM. Sulla parte di bassa alimentazione, ovviamente. Per quanto riguarda l'IPM, non tolgo il dissipatore perché è ugualissimo a questo, niente di particolare. È il classico IPM che ho fatto tantissimi video su come testarlo e come funziona. Non abbiamo relè perché se ci fosse stato un relè, sicuramente ci sarebbe il trasformatore switching. Bene, andiamo a vedere il problema di questa scheda. Qui abbiamo altri componenti SMD che fanno parte del circuito sottostante alla piastra. Bene, andiamo a vedere il problema di questa scheda. La possiamo alimentare da NL. Ok. Prendiamo il multimetro della Kiwiz, è impostato su diretta corrente, diamo alimentazione, vediamo se abbiamo la 300 volt. Ok, abbiamo la 300 volt. La cosa importante è Kiwiz multimetro, nel momento in cui vado a misurare la 300 volt si accende sul display, non so se si riesce a vedere, una lucetta rossa, un LED rosso, si illumina di rosso in pratica il display, non si vede tanto perché c'è luce, ma vi posso assicurare che pratica si illumina. Si vede poco perché c'è un po' di luce, ma vi posso assicurare che se accende questa lucetta rossa e illumina un po' il display. Comunque niente di particolare. Ci avvisa solamente che è in presenza un'alta tensione. Bene, andiamo a vedere sul secondario se abbiamo 1,3 volt sul regolatore di voltaggio in entrata, dovevamo avere almeno 15 volt, eh? Perché poi doveva essere regolata da questo regolatore a 5, quindi qui abbiamo addirittura, qui giustamente non abbiamo niente perché abbiamo un basso voltaggio in entrata. Ok, facciamo la classica prova del fono. Probabile che si ripristina riscaldando il condensatore della VCC in modo che riesce a far oscillare l'oscillatore per avere il secondario. Di conseguenza il condensatore è in perdita. Quindi basta solo riscaldarlo. Ok, andiamo a riscaldare con il phon. Allora, si è acceso il LED, eh? Si è acceso il LED. Evidentemente il multimetro sta facendo bene massa. Eccolo qui, 17 volt. Non so se il LED si vede ancora, no, non sta lampeggiando più. Non so se sulla videocamera si è riuscito a vedere.
Comunque abbiamo i 17 volt, quindi abbiamo questi due condensatori in perdita, andiamo a sostituire tutte e due. Bene, sostituito i condensatori. Allora, sono da 10 microfarad 25 volt, sono tutti e due uguali. Quindi messo i condensatori nuovi. Adesso si sta spegnendo perché è in automatico. Quando non si usa per un po' di tempo va in spegnimento, se non ricordo male, un 15 minuti e poi va in auto spegnimento. Ok, adesso diamo alimentazione e vediamo se abbiamo la 17 volt. Ok, abbiamo la 16 volt, eh? Ci va bene anche 16, perché poi prima ha dato 17, forse perché avevamo riscaldato un po' troppo. Sta dando 16, però ci sta anche bene perché a noi ci serve la 15 volt per alimentare l'IPM e la 5 volt, come vi ho detto prima, per il processore che abbiamo qui. Vediamo in uscita se abbiamo la 5 volt. Ok, 5 volt in uscita. Non è stabile perché non sta facendo bene massa. Eccolo qui. Ok, bene. Adesso però dobbiamo vedere se l'IPM manda gli impulsi al compressore. Su questa scheda lo possiamo fare perché ha il connettore per azionare l'IPM che proviene dalla scheda MAN, la scheda madre in pratica, in cui manda una frequenza al optisolatore che farà azionare l'IPM. Ovviamente l'IPM è gestito da il processore qui, che è questo. Vado a togliere l'alimentazione perché sono senza guanti. Quindi ci basta collegare un frequenzimetro qui. C'è anche segnalato il positivo e il negativo. Ok, sono andato a cercare un connettore in modo che possiamo collegare sia il frequenzimetro che lo oscilloscopio. Andiamo a collegare il rilevatore di fase. Questo è a 6 LED più 2 che fanno da comunicazione per rilevare la comunicazione dei climatizzatori tra unità interna e unità esterna. Quindi 2 in 1. Trovate come costruirlo il video nel canale. Allora, questo lo mettiamo qui, una parte dove si potrà vedere bene. Ok, andiamo a spegnere la luce in modo da vedere anche l'oscilloscopio. Ok, perfetto. In questo momento abbiamo 8 Hz. Diamo alimentazione. Proviamo a salire un po' di frequenza. Teniamo sotto controllo i LED, che i LED sono collegati alle tre uscite, le tre fasi dell'IPM. Siamo intorno ai 15 Hz, 20 Hz.
Che è partito, eh? È partito intorno ai 46 Hz. Il LED si sta illuminando, che sta ricevendo la comunicazione. Eccolo qui, eh? Tenta di nuovo di ripartire. Poi ovviamente le LED si spengono perché non c'è una sequenza. Vediamo che tenta sempre di ripartire finché poi non andrà in errore. Ovviamente questo va solo a vedere se effettivamente c'è l'uscita sulle tre fasi, ma non sostituisce il compressore. Ragazzi, abbiamo visto che tenta di partire il compressore. Ovviamente non abbiamo il compressore, abbiamo messo quest'altro simulatore che vi lascerò il link sotto in descrizione su Amazon per chi vorrà comprarlo. È un rilevatore di fase, quello che avete visto prima è costruito sul banco. Mentre questo lo potete comprare, non costa tanto, quindi a voi la scelta. Bene, detto questo, abbiamo visto che la scheda è ritornata a funzionare. Bene, se il video vi è stato utile, mettete un bel like, pollice in su e iscrivetevi al canale perché ci saranno altri video. E una volta iscritti, azionate la campanella in modo che vi arrivi la notifica nel momento in cui vado a caricare un altro video. Bene, il video finisce qua, da Memory Frigger questo è tutto. Un abbraccio a tutti e ci vediamo al prossimo video.